Ritorno di nuovo ai nostri temi, no? In Italia non si riesce ad approvare una legge sull'omofobia, siamo l'unico paese, questo siamo davvero l'unico paese che non ha nessuna norma che tutela gli atti di omofobia e che tutela gay e lesbiche nella stessa misura in cui giustamente sono tutelate altre minoranze come quella ebraica, come quelle religiose, le tante altre minoranze che ci sono. E anche qua, secondo te, perché questo paese non... Siamo un paese arretrato, perché c'è una grande ignoranza, perché questo di andare contro i diversi, le minoranze, è un segno di ignoranza, proprio da cattiveria, e non è tanto per la cattiveria, ma proprio per l'ignoranza, e non rendersi conto, di non capire che siamo tutti uguali, che siamo tutti gli stessi. Quali sono le armi che abbiamo? Dovrebbero essere la legge e il Parlamento, che fa delle leggi e difendono tutti i cittadini, che fanno rispettare davvero la Costituzione, che è una delle bellissime Costituzioni. Se non la leggiamo, era veramente scritta più di mezzo secolo fa ormai, ed è veramente un segno di grande civiltà, di grande libertà, di grande giustizia. Quindi resistere? Eh sì, come diceva Borrelli. Siamo qua. E poi si aspetta. E anche ricordiamoci quando si va a votare. Senti, allora, tu sei sposata da quanti anni? Da quanti anni sei sposata? Dai 44. Come l'ha sopportata lui il tuo essere famosa? Bene. Quelli non va. Glielo chiediamo. No, è lì. Si è appisolato. Ha 90 anni. E tu, siccome l'hai avuto di meno, Ma io sono sempre stata più sana. Sei mai stata vanitosa? Sei mai stata vanitosa? Non troppo, beh, in certi anni, anche se invece aveva 16, 17 anni, c'è quel periodo in cui siamo più vanitosi. Poi no, credo, certi anni consideravo, a ripensarci, diventa lo scemo. Tutti ci sanno di un periodo in cui siamo più scemi. Me lo dici, guarda. Cosa ne pensi della possibilità per una coppia gay o per una coppia lesbica di metterla al mondo e adottare un figlio? Pensi che sia un diritto? Abbiamo sì il diritto di adottarli, perché i bambini hanno bisogno di affetto, hanno bisogno di educazione, di avere una casa dove li vogliono bene, dove li aggiungono, dove li tirano su. Hanno bisogno che di avere una coppia ufficiale, non vanno a chiedere il certificato di matrimonio. Questa scienza ha fatto da far sì che le dedicassero un asteroide, l'8588, la Margherita graniticamente e orgogliosamente atea, che non crede in nessun orologiaio che ci ha messo sulla Terra e lo dice con un orgoglio che solo i gay e le lesbiche sanno declinare così bene. Alla Margherita monumento di laicità, strena difensore della totale autonomia dello Stato dalle indebite ingerenze della religione, in specie della Chiesa Cattolica. Alla Margherita piena di voglia di vivere, dagli straordinari occhi celesti aggiungo io, che afferma di voler campare ancora per 10.000 anni, fosse solo per vedere cosa accadrà in futuro all'universo, curiosa com'è. Amarga, come mi dicono che ti chiamano, amante dei gatti, simpatica toscanaccia nell'accento e nei modi, stella la cui luce propria splende fortissimo e splenderà ancora a lungo. Con l'affetto più grande che la comunità lesbica, gay, bisessuale e transessuale le possa dare, non le possiamo certamente dedicare un asteroide, molto più modestamente le consegniamo il premio di personaggio gay dell'anno da parte del portale gay.it. Grazie. Questa è la bandiera dell'orgoglio gay, Margherita. Questa è la bandiera dell'orgoglio gay. No, non è quella da farci, manca un colore. L'hanno disegnata nel 70 e rotti a San Francisco.
dove stava nascendo il movimento guarda, gay. Regina, guarda anche tu. Ed simboleggia le varie anime della comunità LGBT, che appunto la comunità lesbica, gay, bisessuale e transessuale. È molto bello il nostro simbolo. Hai fatto questo. So, io voglio fare un applauso anche a suo marito, che se lo merita per aver sopportato lei tutti questi anni, te lo meriti veramente, fategli un applauso. Grazie a te. Grazie. Grazie. Stavo veramente puntando.